Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati ad Eureka. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico. Oggi, come sempre, parleremo di scienze e in pochi minuti tratteremo un argomento. E quale sarà l'argomento di oggi? Archeologia e un uovo particolarmente curioso ritrovato in Israele. 42. Dunque, ultimamente ci stiamo dedicando moltissimo alla paleontologia, all'archeologia e alle scoperte che archeologi e ricercatori che stanno effettuando negli ultimi mesi sul nostro appunto pianeta Terra. Ci piace moltissimo ancora scoprire i misteri, ma dare sempre la notizia giusta e scientificamente provata di quello che è stato appunto trovato. Insomma, Indiana Jones, Jurassic Park, per noi è pane quotidiano, anche noi di Eureka, che ci piace moltissimo la scienza. Allora, oggi arriviamo in Israele, perché è arrivata da pochissime ore una notizia molto importante, una scoperta davvero da record nel sito archeologico di Yavne, dove è stato portato alla luce un uomo di gallina in ottime condizioni, risalente a circa un millennio fa. Ovviamente le tracce del tuorlo all'interno di questo uovo trovato saranno un oggetto di studio sul DNA molto approfondito. Andiamo un passo indietro e cerchiamo di capire come è stato trovato questo uovo. L'incredibile scoperta è stata effettuata durante i lavori di scavo realizzati dall'Israel Antiquities Authority nel distretto centrale di Israele ed in particolare in un pozzo nero databile al periodo islamico. L'archeologo che ha realizzato gli scavi, Lee Perry Gall, ha dichiarato che in altri casi tracce di guscio d'uovo sono state portate alla luce durante altre spedizioni archeologiche come questa, anche in altre aree di Israele. Ma probabilmente la cosa più importante di questo ritrovamento è appunto la perfetta condizione dell'uovo stesso. È davvero incredibile pensare come un oggetto così fragile possa aver vissuto ere geologiche e millenni di anni sottoterra. Ma non proprio sottoterra, perché l'uovo appunto è stato trovato in un pozzo, forse ricoperto dagli escrementi umani presenti nello stesso pozzo, che l'hanno ovviamente ricoperto e in qualche modo salvato dalle intemperie e dalle condizioni atmosferiche e tutto quanto quello che poteva succedere all'esterno. Lo stupefacente stato di conservazione dello stato dell'uovo potrebbe essere dovuto innanzitutto dalle condizioni particolari ambientali nelle quali appunto si è trovato lo stato di Israele, il clima arido dello stesso stato, oltre agli escrementi appunto che avevano ricoperto l'intero pozzo nel quale appunto è stato trovato lo stesso uovo. Introdotto nel paese circa 2300 anni fa, l'allevamento di pollame ha registrato un vero e proprio boom nel periodo della dominazione islamica, dopo il VI secolo d.C., che ha cercato di sostituire l'allevamento suino, per ovvi motivi religiosi, con quello appunto dell'allevamento di polli. In quell'epoca era necessario trovare un sostituto proteico alla carne suina che non richiedesse una speciale conservazione e per questo motivo si sviluppò così tanto l'allevamento dei polli e delle uova. C'è un però su questa ricerca, perché purtroppo l'uovo aveva una piccola incrinatura dalla quale è uscito probabilmente tutto il contenuto genetico dell'animale che appunto stava all'interno dell'uovo, lasciando soltanto il tuorlo, che ovviamente sarà oggetto di studi molto approfonditi. Dunque, con questa curiosa breaking news dal mondo dell'archeologia, noi siamo sempre sul pezzo per quanto riguarda queste piccole curiosità dal mondo appunto della storia, della paleontologia, dell'archeologia. Ci piace moltissimo sbirciare su queste ricerche e su queste meravigliose scoperte che i nostri studiosi continuano a fare durante la loro vita professionale. Ricordate di condividere il video, fate un bel like o anche un dislike se non vi è piaciuto, continuate a seguire la nostra pagina di YouTube e attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche. Seguite leganerd.com per tutte le notizie e da Alessio, da Eureka, da pochi minuti, al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!